Signor Ferro, sei pronto per il provino? Sì, sono prontissimo! No! Era Ferro che doveva farlo il provino, non tu, schifo! Vabbè, io mi chiamo Ferrino, vabbè, anche Ferro. Ma tu ti chiami Turbo Schifo, sei una schifezza umana, ma vai via! Oh, ma perché vuoi che faccio tutti così tanto schifo? Guarda che pure tu mi stai antipatico, ma io però te lo dico! Ho capito, io invece sono una persona diretta e te lo dico, mi fai schifo fuori dai miei provini, non ti voglio. Dammi un solo motivo per farti fare il provino. Perché sono forte, vengo dal multiverso e so delle cose interessanti sul tuo futuro che adesso andremo a approfondire. Aspetta un secondo, in che senso sai cose del futuro? Mi sai dire quando mi sposerò con Belen Rodriguez e quando avrò dei figli con Belen Rodriguez? Già ti dico che purtroppo non sarà mai con Belen Rodriguez, però non è importante quello. Comunque sì, best, so dirti qualsiasi cosa riguardo il tuo futuro fino a qualche giorno più avanti della tua vita, cioè nel senso, porca miseria, però no. Ad esempio, io so che ti trasferirai in un posto con delle persone a te molto care, che possono essere anche dei... Ti fermo? Non devo dirlo? Ti fermi, perché io andrò alle Hawaii con Belen Rodriguez. Ma questo non lo devi dire, ok? Nel video, per favore, stai zitto, taglia tutto, editor. No, purtroppo non è mai nella vita così, mi dispiace dirtelo. So anche che tutte le persone che in questo momento stanno guardando il video si iscriveranno in questo momento sul canale. Anche perché riceverete un bel premietto nei prossimi giorni. Corri a farlo per vederlo. No, aspetta, non mi sono qualificato, aspetta. No, sono signori, caduto. È stato un peccato. Chiudiamo qua il video. Detto ciò, bel like, questa no, c'è no, cosa. No, fermo, devo un attimo vedere se tu sei forte abbastanza per far sì che io faccia. Ma tu lo devi vedere a me, scusa, il provino è mio, come funziona qua la storia, scusa. E aspetta, nel mio multiverso si contano gli anni con le banane, si contano le noci di cocco al posto dei neuroni, cosa vuoi di più della vita? Ah, ok, infatti ti stavo per dire, i neuroni come li contate? Sempre che gli possiate contare, dato che praticamente non ne avete neanche uno, però va bene. Neanche uno? È ovvio, ben venga, no? Io infatti ne ho meno 7 di neuroni, è una cosa positiva. Bene, beh, comunque si notava abbastanza. Comunque, hai qualche familiarità con Powa per caso? Ah sì, infatti è molto mio amico. C'è anche lui che ha un figlio che viene dal multiverso come me. Ah ok, no, lui non c'ha il figlio, è proprio lui quello lì. Il figlio è più normale, figlio. Okay, vabbè, okay. Comunque, spiegami un attimo, cos'è che vuoi vedere da me? Quali skills? Voglio vedere la Dream Lux Late. Ah, la Dream, sì, guarda, questa è la Dream Lux Late. No, l'hai fatta io davvero. Io torno, sì, la Dream Lux Late. Torno alla lobby, noi ci vediamo in un prossimo giorno. Addio, no, ciao. Aspetta, di ma nuovo. Sei fortissimo, per favore, aspetta. Per favore, fammi fare un'ultima partita, o forse ultime due, dai, giusto per continuare. Ti do una possibilità. Beh, potresti fare un grido di battaglia? Perché dovrei fare un grido di battaglia? Scusa, fammelo tu un grido di battaglia bello. No, io te lo faccio dopo il tuo, fidati che sarà abbastanza spaventoso il mio. Io il mio non te lo faccio, fammi prima il tuo e dopo ti dimostro il mio. Va bene, un attimo che mi devo concentrare, se è successo. Oh, ma che cazzo? Che sei, un alieno? Sei un alieno! Fuori dal mio beneamato corpo! Via! Fuori! Via dal provino! Gli alieni non possono, mi dispiace. Non sono un alieno, era il mio stomaco che quando si comprime fa questi rumori. Anche te puoi farlo, vero? Sì, te lo comprimo io lo stomaco. Ti tiro tanti cazzotti, ti giuro che te lo faccio comprimere. Te lo attacco a cartoccio tutto. Te lo accarcoccio. Senti, signor Pest, lei non può sbagliare a parlare con me perché io sono anche un professore di matematica. Ah, un professore di matematica. Mettiamola così: 1 più 1 più 2 più 6. Significa, cos'è la composizione logica di una frase alla seconda? Oh mio Dio, raga, lasciamo stare. Non facciamo domande matematiche, va bene? Continuiamo senza la matematica, senza i numeri, per favore. E se posso chiederti, torna un attimo a parlare del mio futuro, perché era molto interessante, Ok, lo farò volentieri. Allora, beh, partiamo parlando del tuo fidanzato. Del mio fidanzato? Volevi dire fidanzata, perché io... cioè, comunque non ci sarebbe nulla di male, però nel senso no. Sì, ho letto fidanzato, avevo sbagliato io a leggere. Comunque, non so, ci sono delle tue amiche ex compagni di classe che ti interessavano? Sì, penso tipo la metà di quelle che avevo in classe, però ecco, sì, perché? Peccato che non sarà nessuna di quelle. Vabbè, sinceramente no, non mi dispiace. Oh!
ma che impazzito! Guarda, a me non dispiace, devo essere onesto. Cioè, chi se ne frega, fondamentalmente, molto meglio qualcun'altra. Cioè, no, Rodriguez, non è nei tuoi piani. Mi dispiace dirtelo, non avrai nulla a che fare con lei. Vuoi vedere che invece sì? Raga, faccio una scommessa adesso. Tra 5 anni, Belè Rodriguez mi farà. Mi farà un autografo. Un autografo? Ok, non succederà, te lo posso già dire io perché prevedo il futuro. Mentre per quanto riguarda la mia futura carriera da Cristiano Ronaldo nel mondo moderno del calcio, cosa mi dici? Allora, in realtà è incredibile il fatto che anche in quella non farai nulla. Cioè, veste, ma tu... Ma come? Cioè, è incredibile sta cosa, non farai nulla di nulla. Stanze, voglio vedere quello che farei tu, guarda, comunque sia... Io penso proprio invece... Io diventerò più forte di Cristiano Ronaldo, diventerò il nuovo giocatore più forte del mondo! Ah, perché le persone nel multiverso hanno tipo 1 milione di anni per campare e scommetto che in 1 milione di anni tu riuscirai prima o poi a diventare il più forte, sì, per forza, giusto? Cosa sono gli anni? Io conosco le banane, come ti ho detto. Ah, sì, allora in 1 triliardo di banane forse potrei diventare più forte di me a calcio, perché nessuno, e dico nessuno, può battermi in quello sport, soprattutto nel calcio saponato. Intanto siamo 3 pari, intanto quel vecchio torneo di calcio saponato l'ha vinto Ferrero te. Sì. Non mi pare che tuo padre vinca. Sì, anzi, tornate a vedermi il video, ve lo lascio qua in alto a destra se ancora non l'avete visto, perché era molto divertente. Zio, non mi sono qualificato, vabbè, facciamo così. L'importante è che tu non passi il provino, muori veloce, grazie. La mia mamma preferita, comunque, un attimo che mi concentro. Cos'è sta roba? Meditazione? Cos'è? Che ti stai mangiando un Compsognathus? Cosa stai facendo? Cosa sarebbe un Compsognathus? Nell'altro modo non so cosa sia. È una specie di dinosauro. Vabbè, lasciamo stare. Vinci sta partita, per favore. Dimostrami che sei forte, almeno questo, per favore. Ok, comunque vuoi sapere anche di più sul tuo futuro? Dimmi di più, ormai è tutto sfigato. Finirà il mondo, mi esploderà una bomba in testa. E poi dimmi di più. No, in realtà non posso leggere il futuro, ti stavo trollando fino adesso. Ti sei cascato, ti sei cascato. Sai che io forse l'avevo capito fin dal principio per qualche strano motivo? Non penso, forse sì, vabbè. Te lo prevedo io il tuo futuro, ti beccherai tanti di quei cazzotti. Ma tanti di quei cazzotti appena ti vedo che... Oh mio... No. Sono passato nel provino, best. No, sai perché? Sai perché? Perché devi fare il provino pure con ferro, neve e poa. Se passi pure in ora, allora dopo sarai nel team. Ma vabbè, se ti fa un minuto di perdita, se dico questo voglio essere per forza nel provino, nel team. Ragazzi, mi sono buttato un attimo. Se vi vorreste vedere ancora sul canale, correte ad iscrivervi questo preciso istante e facciamo il cavolo di record di iscritti sul canale di Ferro, così che almeno mi lascerà per sempre il suo canale. E allora, fratello, dimostrami che sai vincere, dimostrami, non me ne frega nulla dell'altro, delle tue skill, dei trick. Mi devi dimostrare che puoi vincere la partita per essere degno di questo team. Ok, ti faccio anche vedere un mega trick, tipo quello in cui non tocco neanche la cosa gialla e mi vado qua. Complimenti, vedo che ti escono molto bene, questo sì, ce la sì, guarda che ce la faccio adesso e ti faccio pure cadere. No! E passo schifo! Pure a qualificarmi prima di te. Anzi no, fermo un attimo, mi devo mettere a piangere prima perché è successa una cosa incredibile. Aiuto, guardami come piango. Cos'è successo? Mimi Ferro, schifezza, di cos'è successo? Dimmi, io piccola. Vedo delle persone che ancora non si sono iscritte al canale, iscrivetevi, cavolo. Capito, è una cosa che succede spesso anche a me, quindi mi metto a piangere anche io. Allora iscrivetevi pure a canale di Vespa, prima il mio. Ok, un po' di fiatone, scusami ma troppo... Cosa succede? Perché? Perché fiatone? Sono un po' teso, beh, senti, sto per passare il provino per il team, non ci credo. Ah, sei teso perché nel tuo universo fanno i botox ai bambini? Forse sei teso per quello, non lo so. No, semplicemente perché sto per passare il provino per il team, non ci credo. Intanto questo lo dobbiamo vedere, per primo adesso ci sono io, signori. E superarmi non sarà così tanto facile, quindi devi impegnarti, piccolo. Ma senti, prima cosa è la semifinale, seconda cosa tu in questo momento cadrai perché ti dirò pugno. Schifo, sei uno schifoso, uno schifo. No! E adesso faccio pure il mega trick incredibile, guardate quanto bo... Nope. Posso dire che rido tanto, ma rido proprio di brutto, di gusto. Vabbè, tanto. Senti, nope. Forse l'ho fatto. Ciao amico, t'ho superato pure di nuovo. Io ho fatto il trick e ti ho risuperato di nuovo, non ci posso credere. No, non credo proprio, adesso tu andrai a perdere, anzi, ti tiro uno di quei cazzotti che non piangerai, non riderai, righerai dritto e basta. Peccato che non era la finale, signor Best Bustaro. Ed è uscita, fratello, la mappa che ho di più in assoluta, che culo, Sì, che culo per te, non per me, nabbo del cavolo. Pure con gli insulti partiamo subito, mi raccomando, continua così che diventa
diventerei un grande astronauta. Signori, il prossimo uomo su Marte. Sì, il prossimo uomo su Marte. Se... Ma perché, scusami, voi diventate anche uomini? No, perché io rimarrò bambino per sempre sul mio pianeta. Oh. Allora, il prossimo bambino che spedisco io su Marte, però proprio con i calci. Sì, piccolo problema, signor Best. Ma come mai io vedo già la finale proprio... Anzi, no, cavolo, sono caduto. Dai, non ci credo. Te lo spiego anche il perché. Perché, guarda, quando una persona è stupida, no? Sta davanti al traguardo, potrebbe vincere. Ma no, sì! No! No! Signori, davvero è passato nel team il mitico bambino più grande di YouTube Italia, che ha ben 17 banane di esperienza. No, a parte gli scherzi, off video, non sei entrato davvero nel team, vero? Ma come sono entrato nel team? Ho passato il provino, sono entrato e tu non mi rompi neanche tanto le scatole. No, ciao ragazzi, ciao.